Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo del coronavirus e di quale sia eventualmente il suo significato. È possibile che qualcuno si stia chiedendo se l'epidemia di coronavirus in Italia abbia un senso più ampio, a prescindere dalla politica di porte aperte applicata dal PD e dal Movimento 5 Stelle al fine di perseguire specifici obiettivi politici contrari all'interesse generale del popolo italiano. La risposta è sì. Stiamo osservando eventi clone con freccia temporale negativa. Questi eventi sostengono la validità dei modelli delle guerre puniche 2. I modelli di guerre puniche 2 prevedono, questo lo ricordo, fase 1, guerra marittima trasformata in battaglie di terra dai cartaginesi, con contestuale pulizie etniche e guerre urbane nelle Yellow Buffer Zone. Fase 2, guerre urbane con pulizie etniche ed epidemie per virus degli elefanti. Fase 3, bombardamento nucleare tattico delle aree infette e distruzione di Cartago come risposta proporzionale all'offesa chimico-batteriologica subita dall'Europa. In descrizione di questo video di YouTube, come al solito, trovate il link che vi riporta la mia bloggata. Allarghiamo la visuale spazio-temporale. Il contesto del XXI secolo trasuda di segnali di early warning e di eventi clone. Odyssey Dawn, bombardamento della Libia. È un'area questa che è in zona ad alto rischio di levata di Cartago e quindi il suo bombardamento è un evento clone. Attacchi terroristici in Europa. Indiscutibilmente furono delle guerre urbane. Epidemia in Italia, beh, lo abbiamo sotto gli occhi di tutti. Scontri e tafferugli sul confine tra Grecia e Turchia riguardo al problema dei migranti. Non sono, diciamo, scontri violenti, ma comunque sono tafferugli importanti. Ora, questi sono alcuni esempi di eventi clone eclatanti che hanno freccia temporale negativa, sono concettualmente generati dall'attrattore caotico guerra fondaio che al contesto dei primi decenni del XXI secolo non hanno ancora trovato le ragioni scatenanti di lungo periodo. Quindi gli eventi clone che si realizzano rassomigliano, ma non sono identici a quanto previsto dal pattern bellico di guerre punico 2. Ricordo alcune definizioni: breve periodo per la World War III Roadmap Theory è di circa 4,2 anni, circa un decile. Il medio periodo per la World War III Roadmap Theory è di circa 10,5 anni, cioè un quartile. Per le previsioni di breve e di medio periodo, per la scala temporale della World War III Roadmap Theory, vi rinvio al link indicato in descrizione di questo video di YouTube. Previsioni di eventi clone. Non so dire se la distribuzione degli eventi clone nel futuro manterrà la sua freccia temporale negativa e o prenderà una freccia temporale positiva, oppure inizierà a ciclare in modo caotico tra freccia negativa e freccia positiva. Quello che è possibile dire è che i segnali di early warning e gli eventi clone diventeranno sempre più numerosi e densi se gradualmente, nelle cause e al contesto, inizieranno a prendere forza le variabili immutabili di detonazione di guerre puniche 2. Quindi, se la detonazione delle guerre puniche 2 avverrà nel 2030, quindi nel decennio 2030, allora gli eventi clone al contesto inizieranno ad approssimarsi in modo rapido
a quanto previsto dai modelli di Guerre Puniche 2 per universo pessimista nel decennio 2020, in questo decennio, qualora la detonazione avvenisse da qualche parte nel decennio 2030. Se invece la detonazione delle Guerre Puniche 2 avverrà nel decennio 2040 oppure nel 2050, spaccato, allora gli eventi clone al contesto si spalmeranno su un periodo più lungo, saranno più caotici, si approssimeranno in modo più diluito nel tempo, ma alla fine diventeranno sempre più simili a quanto previsto dai modelli di Guerre Puniche 2 per universo pessimista. Questa puntata abbiamo finito, un saluto, ciao, alla prossima.